Ecco, c'è la lanca di Soltarico entrata a Cadel Conte, siamo già carichi, abbiamo già il belli su, non sappiamo bene dove si entra in acqua, siamo un po' distanti, iniziamo a camminare. Fattibile, fattibile, entrate in acqua ragazzi, ottimo. Wow, questa è l'Abu, Lucio, altra Abu, Light, questa la usiamo per le esche più piccole. Chatterbait già montato, già conosciamo il posto e sappiamo come vogliamo pescare, prettamente a spinnerbait, chatterbait e gomme giganti. Savage già pronta con un bello spinnerbait e non poteva mancare dropshot. Il dropshot non manca mai, magari qualche perca lo tiriamo fuori. Bene, possiamo entrare in questo fantastico spot, ragazzi, fantastico, fantastico. Primi lanci, qui la lanca è molto stretta, quindi riusciamo da posizione centrale a lanciare su entrambe le sponde. Ci sono molte cover, siamo alla ricerca sempre di un bel lucciotto. Spinnerbait finto persico, forse adesso dobbiamo un attimino allentare un po' il freno. Molte cover, bisogna stare attenti a non lasciarcelo dentro, eh? Allora, siamo entrati in quel punto lì dove c'è la barchetta di fianco, da quella direzione si torna verso Soltarico, ma iniziano gli sbarramenti di legni in mezzo alla cosa, quindi però di là c'è una bella buca. Fa niente, adesso qua c'è un bel gradino da battere un po' più avanti sulla sinistra, qua si allarga e vediamo di tirare fuori qualcosa. La visibilità oggi in questo punto dell'acqua è minima, quindi punto a qualcosa di un po' più colorato, anche se questo bianco non, secondo me non era male, magari dopo lo riproviamo, però avevo preparato altri spinner. Vediamo che cosa offre la casa. Oh, direi che stavo cercando qualcosa del genere. Stavo cercando qualcosa del genere, di bello colorato. Già passata un paio di volte un fuoristrada, non so da che parte sia entrato perché c'è una sbarra. Probabilmente conosce altre strade, sarà un local. Vediamo se con i colori un po' più accesi abbiamo un po' più di fortuna. Non vedo attività di pesce qua. Allora, c'è anche da dire che siamo nella parte della lanca più lontana al collegamento con l'Adda, eh? Ok,
nel frattempo abbiamo preso un tronco. Qua ci sono veramente tronchi anche in mezzo. Pare che qua c'è un metro e mezzo d'acqua, ma ci sono tronchi sommersi ovunque. Ovunque tronchi sommersi. C'è sempre il tronco che ti tocca sotto quando non te lo aspetti e ti fa fare salti in aria. Vediamo di andare a disincagliare qua. C'è il rametto, già lo vedo. C'è un tronchetto sommerso che ci ha agganciato lo spinner appena cambiato. Andiamo di andare in direzione opposta, che perché se è molto sommerso è sempre dura poi tirarlo via. Vediamo da che parte è agganciato, non lo sappiamo. È già qua, eccolo qua il tronchetto sommerso, non so se si vede con gli occhiali polarizzati, lo vedo, e ci siamo agganciati proprio di merda. Qua rischiamo che il nostro spinnerbait appena selezionato ce lo lasciamo subito, eh? Proviamo a tirare sul tronco con la pinna. No. Bello incastrato. Porca troia. Perché il tronco di venire su non ha molta voglia. Ah, lo spinnerbait sì però. Ah, hai capito come si è agganciato? Si è agganciato, magari con la pinna riusciamo a spingerlo, sì. Wow, sempre crederci. Ok, abbiamo salvato il nostro spinnerbait prediletto. Rilanciamolo. Qua bisogna rischiare. Non sai se ci sarà un ramo sotto, ma devi lanciare. Qui in realtà è un posto da bus fantastico, ma manca ancora una settimana alla riapertura del bus. Finché possiamo andare a Lucci, andiamo a Lucci. Qui poi ci facevano le campionati nazionali, ho visto prima il cartello, ma poi vabbè, lo sapevo. Questa è in zona Phipsas, quindi non è poi una zona così segreta. Spinner. Oh, poi qua arriviamo ai soliti alberi morti, secchi, speriamo in un erbaio. Speriamo in un erbaio. Allora facciamo così, al ritorno facciamo la parte di là. Adesso all'andata battiamo sta sponda, almeno ci concentriamo un po' meglio. Se poi si prova un po' con gli spinner. Poi abbiamo anche i chatterbait da provare. Le nostre belle gomme. Ho sempre anche qualche crank che tanto poi non uso mai. Questa zona sembra decisamente meno battuta dell'entrata di Soltarico, forse perché si fa un po' filino, un po' più di strada per entrare in acqua, ma o forse perché, essendo appunto molto lontana dall'acqua fresca dell'Adda, qui magari c'è proprio meno pesce, questo non lo sappiamo. È la prima volta che entro di qua, sotto consiglio di, adesso non ricordo il nome, ma di un follower che mi ha commentato su YouTube, mi fa guarda che anche di qua è bello, ci sono i perca, infatti la canna da dropshot per i perca. Ecco, non avevo calcolato la pioggia, non deve piovere oggi, io sono in maniche corte. Non ho neanche l'antipioggia, mannaggia. Oggi se piove ce la si prende tutta. Mangiata.
ragazzo lo vedo abbastanza agitato e quindi la presa opercolare col cazzo che te la faccio, fratello. Poverino, è anche un po' sgraffignato. Facciamo un'altra bella foto e lo lasciamo libero di vivere. Veramente un luccio, oh, pesantuccio. Dai che adesso ti lascio. In posa, bravissimo. Guarda che bello che sei. Rilascio. Vai ciccio. Oh, la pioggia insiste, leggera. Oggi noi siamo senza antipioggia, non davano pioggia e va bene. Le condizioni meteo ci sorprendono sempre, ogni volta. Quindi mi auguro che adesso che smetta un po' di piovere, in realtà l'intensità sta aumentando, però sta anche uscendo il sole. Speriamo che queste nuvole, insomma, decidano di diradarsi. Il problema anche è che io oggi volevo esplorare, volevo andare là, ma se piove non posso allontanarmi dall'entrata, quindi io adesso dovrò tornare indietro. Abbiamo anche incontrato il guardiapesca oggi, meno male, che fanno un po' di controlli. Noi manteniamo il nostro spinnerbait persico style, visto che l'acqua è torbida e visto che ci abbiamo già preso un luccio. Direi che ci crediamo in quest'esca. Non crediamo nel meteo, invece. Bene, ci prepariamo l'uscita, che tanto... Stiamo solo bagnando. Un ottimo punto per entrare e uscire, eh? Via il pin. Oh, oggi purtroppo non siamo preparati a pescare con l'acqua. Adesso usciamo e finché non smette non si rientra. Se non smette, non si rientra. Belli in modalità capannina. Adesso ci si mette sotto ad asciugarsi. Oh. Almeno adesso non ci bagniamo più. Attendiamo che passino le nuvole. Bene, sembra che abbia smesso di piovere, ci siamo più o meno asciugati, riprepariamoci per entrare in acqua. Condizioni nuovamente favorevoli, proviamo con qualcosa di un po' più... ciccione. Dopo magari proviamo qualcosa a top water. Bisogna riscappottare perché il luccio preso prima non è stato filmato adeguatamente. Purtroppo ha abboccato mentre stavo già registrando e pensavo di registrare, invece ho interrotto la registrazione sul più bello. Era anche messo male. Abbiamo raggiunto un buon punto, questo è uno spot che mi ispira tantissimo e non mi fido molto di questo chatterbait. È grosso, devo dargli un po' di frizione, devo farlo stancare però. Bastardo, mi viene sotto. Mm.
Non lo so, ancora è presto. Sta sotto, viene sotto di me il pezzo di merda. Mi segue, vuole venire da sta parte. E poi? Lo vedi? Vai, tiralo su, tiralo. Minchia come tira il bastardo. No. È andato. Noi ormai siamo andati in esplorazione, siamo lontani dal punto di entrata e quindi speriamo che ci vada bene. Questa è una zona che mi piace molto perché sono finiti un po' di alberi sommersi che sono un po' più uno spot da bus. Preferisco poi, guarda che bella luce che fa, preferisco per il luccio non avere cover sotto. Ci starebbe un erbaio, ma erbai non ne ho ancora visti da questa zona. Ma alberi sommersi, poi con lo spinnerbait è sempre un cagliarsi. Là mi piace. Siamo quasi alla fine della lanca, oggi dobbiamo raggiungerla per forza. Wow, carrozza volante, stava scappando da un siluro magari. Se stava scappando da un siluro era un bel siluro. Il siluro, mangiati sto pesciolino, ma. Mangiati sto spinner. Quasi arrivati in fondo alla lanca, eh? Questa è la fine. È la fine dal lato di Cadel Conte. Qua finisce la lanca di Soltarico. Mega tartaruga di fianco al mio spinnerbait incagliato. Opla, guarda come va. D'altronde qui è il tempio dei tronchi. Via. Neanche male qua. Ok, stiamo facendo gli ultimi lanci prima di uscire. La giornata è diventata molto calda. Il posto è bellissimo. Gli spot sono fantastici. E magari la prossima volta facciamo il giro opposto. Oppure ancora meglio, la prossima volta potremo fare la zona di Cavenago. C'è da dire un'altra cosa, saranno passate 10 macchine. Qui c'è qualcuno che intanto ci deve essere un'altra entrata, non dalla sbarra ma da un'altra parte. Comunque diciamo che la gente del divieto delle macchine se ne sbatte un po'. Allora, qui dovrebbe essere la nostra uscita, credo. No, no, più avanti. Sì, subito dopo questa barchetta si esce. Per oggi abbiamo dato. È che il fisico ci sta dicendo stop. Dalle 7 di mattina sono 10 ore in acqua, direi che forse abbiamo un po' esagerato. E siamo usciti mezz'ora perché pioveva. Dopo la pioggia invece 30 gradi. Il brutto che adesso sarebbe un ottimo momento, anzi le prossime ore sarebbero ottime per il luccio. Ma noi abbiamo consumato le energie nelle ore sbagliate. Ultimo lancio. Niente. Finish. Ragazzi, alla prossima.